Ciao a tutti e benvenuti in Succo di Mela. Oggi vi propongo un'idea per la festa della mamma. Prepariamo insieme questa meravigliosa crostata a bouquet di rose. E partiamo subito dai due ripieni. Inizio con un limone biologico, mi servirà sia la scorza sia il succo. Infatti i ripieni di questa crostata sono due e in questo modo lo tengo già pronto. Prepareremo infatti un ripieno a base di mele e una semplicissima crema pasticcera. Una volta raccolte le scorze e messe da parte, divido il limone a metà e lo vado a spremere così da raccogliere tutto il succo, lasciando come scarto solo la parte bianca, l'unica che risulta solitamente più amara, quindi non adatta. Passo al primo ripieno, ovvero quello alle mele. Io ne ho utilizzato tre piccole, che tra l'altro avevo da tempo e dovevo consumare. Le ho sbucciate e poi le ho tagliate a pezzetti, che ho ridotto in cubetti. Taglio cubetti più o meno della stessa dimensione, così da permettere poi una cottura uniforme. Verso il tutto all'interno di un piccolo padellino. Unisco anche, insieme alle mele, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di zucchero di canna, ma va bene anche lo zucchero bianco, della cannella a piacere e mescolo. A questo punto mi sposto sul fornello e faccio cuocere mescolando di tanto in tanto. Dopo qualche minuto di cottura la mela butterà fuori la sua acqua e diventerà morbida. Continuo a mescolare e faccio un po' asciugare il ripieno. Una volta pronto spengo il fuoco e mi sposto sul tavolo e alle mele cotte unisco anche un cucchiaio di confettura di albicocche che ci sta davvero benissimo e mescolo ancora. Il primo ripieno è già pronto, verso tutto in ciotola, quindi metto da parte e lascio intiepidire. Passo subito al secondo ripieno, ovvero la crema pasticcera. Utilizzo due uova e separo i tuorli dagli albumi. Nel pentolino verso i due tuorli, due cucchiai di zucchero e mescolo con la frusta. A questo punto verso anche due cucchiai di amido di mais e lo setaccio come sempre per evitare grumi. Quindi mescolo insieme ottenendo un composto piuttosto denso al quale unisco anche 300 g di latte che ho precedentemente riscaldato. La scorza del limone di prima e una bustina di vanillina. Vi consiglio l'estratto di vaniglia o ancora meglio i semi di bacca di vaniglia se li avete. Mi sposto sul fornello e sempre mescolando con l'aiuto della frusta porto il composto ad ebollizione fino a che si addensa e diventa così cremoso. E anche la crema è già pronta, ci vogliono davvero pochi minuti. Elimino ora le scorze di limone che ho utilizzato per aromatizzare la crema e la verso all'interno di una ciotola coprendola con della pellicola a contatto. Metto da parte e lascio intiepidire anche il secondo ripieno. Ora preparo una frolla veloce e senza burro, è davvero molto semplice. In ciotola unisco due uova, 100 g di zucchero e la scorza di un limone. In questo caso è facoltativa ma mi piace tanto. Unisco anche 60 g di olio di semi e mescolo. A questo composto aggiungo 300 g di farina, poco per volta, insieme a un cucchiaino di lievito vanigliato. Mescolo ancora fino a ottenere un composto bello corposo, proprio come questo. Mi sposto sulla spianatoia e verso l'impasto. Lo vado a compattare aiutandomi con una spatola e lo lavoro a mano per pochi secondi fino a ottenere un impasto frolloso, super morbido e pronto all'utilizzo. Divido la frolla in due parti, una più grande e una più piccola. Infarino sia il piano che la frolla, quindi con l'aiuto del mattarello spiano la parte più grande, ottenendo una sfoglia spessa qualche millimetro. Preparo lo stampo da crostata, diametro 28 cm, lo spennello con dell'olio e lo infarino. Adagio la frolla sullo stampo e sistemo i bordi, eliminando e aggiungendo laddove serve. Con l'aiuto di una forchetta bucherello la base. E ora farcisco con il primo ripieno a base di mele, lo verso e lo distribuisco aiutandomi con il dorso del cucchiaio. Farcisco
Faccio lo stesso con la crema pasticcera. Una volta tiepida, la vado a versare a cucchiaiate proprio sul ripieno alle mele e la spalmo cercando di riempire tutta la superficie. Con la farola in avanzo preparo la decorazione, quindi spiano il pezzo e ritaglio le losanghe. Le adagio a piacere sulla crostata. Ora arriva la parte migliore, dobbiamo realizzare infatti le roselline e per fare questo ci serviranno due mele. Io con questa apposita arnese elimino il torsolo. Potete fare lo stesso tagliando le mele a metà ed eliminando il torsolo con un coltello. Le affetto molto sottilmente e le taglio a metà, ottenendo delle fetine sottili come delle mezzelune, e realizzo le roselline proprio in questo modo. Le fette di mela devono risultare sottilissime proprio perché così risulteranno anche flessibili e di conseguenza facili da arrotolare. Continuo così fino a riempire tutta la crostata, realizzando a piacere dei boccioli grandi e piccoli. Possiamo davvero letteralmente sbizzarrirci nel realizzare il nostro bouquet di rose, davvero come più ci piace. Come avrete notato, sembra, per almeno i meno pratici, che realizzare questo dolce sia difficile, invece è davvero facile, creativo e divertente. Per me in questo caso, infatti, è stata la prima volta, non avrei sperato mai in questo risultato e invece è stata davvero niente male. Ci servirà solo un po' di pazienza, perché le preparazioni richieste da questa ricetta sono diverse, ma per la mamma questo è altro. Una volta pronta, ho spolverato la superficie della crostata con dello zucchero di canna. Ho fatto cuocere la crostata bouquet di rose a 170 gradi in forno ventilato e preriscaldato per circa 35-40 minuti. Una volta sfornata, la lascio leggermente intiepidire e stacco i bordi con un coltello. Rimuovo la crostata dallo stampo. La posiziono su un piatto da portata e decoro con una spolverata di zucchero a velo. Guardate che bella! Questa bellissima crostata è dedicata alla festa della mamma, ma sicuramente è perfetta per mille occasioni perché vi permetterà di fare un super figurone. Il bello è che non è solo bellissima, ma è altrettanto buona e golosa. Provatela anche voi! E anche questo video volge al termine. Io spero di cuore vi sia piaciuto e se sì vi invito a lasciare un like o un commento, oppure perché no, a ricondividere quest'idea con i vostri amici. Noi ci rivediamo nel prossimo video con la prossima ricetta. A presto!